Grecia sia il metro più evidente in tutta Italia di un fallimento complessivo dello Stato italiano nei suoi compiti più essenziali di mantenere un livello normale e adeguato della vita di quel paese. Allora, vogliamo capire che cosa intende fare il governo per invertire questa spirale, se intende investire non soltanto in chiacchiere vuote e in maniera effimera, ma concretamente, soprattutto nelle Concluda. infrastrutture, aumentando gli investimenti per rilanciare la speranza più che la qualità di vita, di quella parte importante dell'Italia. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha facoltà di rispondere. Grazie Presidente. Innanzitutto una breve precisazione riguardo al quadro fornito dal rapporto Svimez, che è stato pubblicato di recente, ma i cui dati si fermano al 2013. Un solo dato: secondo gli ultimi dati diffusi dall'Istat, a partire dal primo trimestre 2015, anche in Mezzogiorno osserva un incremento dell'occupazione rispetto allo stesso periodo del 2014, pari allo 0,8% contro lo 0,6% registrato dal Centro-Nord. Il secondo trimestre dell'anno conferma il trend crescente dell'occupazione rispetto allo stesso periodo precedente. Detto questo, naturalmente non è che tutto ciò mi riempie di gioia, mi dice semplicemente che lo sforzo per sostenere il Sud deve essere intensificato e, come da sua richiesta, accenno ad alcune linee guida che il Governo intende seguire in questo senso. Innanzitutto si impone una accelerazione nell'utilizzo e recupero di fondi europei residui della programmazione 2007-13 e un utilizzo più efficiente e tempestivo dei fondi del nuovo ciclo di programmazione 14-20. Ma in aggiunta a queste ovvie misure, bisogna introdurre altri elementi che non prefigurano un intervento straordinario del Mezzogiorno, ma una maggiore efficacia e specificità di interventi generali per il Paese. In particolare, investimenti pubblici volti ad aumentare la quantità e la qualità del capitale infrastrutturale e non infrastrutturale al Sud, intervenendo sulla criticità del nuovo ciclo di programmazione. Un'azione strutturale per la convergenza e l'efficacia delle politiche ordinarie, con l'obiettivo di attuare la politica nazionale nel rispetto delle specificità, valutare il processo di convergenza verso la performance migliore del Paese, in base a un insieme di indicatori quantitativi. Un'azione selettiva di politica industriale nel Sud, che punti alla crescita e all'internazionalizzazione di buone realtà innovative già presenti nel Mezzogiorno. Infine, un eventuale pacchetto di incentivi fiscali per sostenere lo sviluppo delle imprese e gli investimenti nel Mezzogiorno. Grazie Ministro. Il deputato Cirielli, prego. Sì, Ministro, mi dispiace, purtroppo noi non possiamo essere soddisfatti da questa risposta, non soltanto per la sua genericità, ma anche perché c'è un tentativo di fondo di evadere alle proprie responsabilità e alle promesse fatte a più riprese dal Presidente del Consiglio Matteo Renzi. Vede, è chiaro che nell'ultimo anno nell'Italia meridionale, come in tutta Italia, c'è stato un aumento dei dati congiunturali economici, ma anche qui in maniera assai assai inferiore rispetto a quello che sta accadendo in maniera anche stentata nel Nord Italia. Quindi è evidente che l'Italia meridionale, senza un intervento adeguato, non assistenziale, ma adeguato per il Sud, non potrà certamente crescere in maniera accettabile per le criticità socio-economiche che ci sono. Lei mi dice che interverrete genericamente, ma io mi aspettavo risposte concrete, per esempio sul credito d'imposta, indicando quali infrastrutture importanti intendete porre in essere, soprattutto non